Siamo con Elisa Iorio, stella della ginnastica artistica modenese e italiana. Il sogno delle Olimpiadi è ancora un sogno, perché l'anno scorso il Covid vi ha impedito di partecipare ai giochi olimpici. Raccontaci un po' quel periodo, come l'avete vissuto tra febbraio e marzo, quando è arrivata l'epidemia. Allora, l'ultima gara che abbiamo fatto è stata il 23 febbraio del 2020 e poi abbiamo dovuto smettere con gli allenamenti perché il primo caso di Covid era risultato in Italia. E questo periodo l'abbiamo passato non in palestra, però nella casa in cui abitiamo, vicino alla palestra, dove stiamo tutta settimana. E ci allenavamo all'aperto perché appunto in palestra non potevamo entrare, chiuse, senza vedere i nostri genitori. E è stata difficile all'inizio, però poi alla fine hai passato quel periodo con le tue compagne, ti sei divertito e Enrico ha cercato in tutti i modi di farcelo passare nel migliore dei modi. Cosa hai pensato quando ti hanno detto che le Olimpiadi non si sarebbero disputate? È stato un duro colpo per tutte quante, perché dopo anni e anni che ti prepari per partecipare alle Olimpiadi, ti sei qualificato e ce l'hai messa tutta e arrivi a un mese prima e ti dicono che non si possono fare perché l'emergenza è troppo alta, è stato pesante soprattutto mantenere la concentrazione. Però poi quando hanno riaperto tutto e abbiamo riniziato ad allenarci, il mantenere la mente allenata, man mano hai recuperato quello che ti mancava durante il periodo della quarantena e quindi ti è pesato di meno. E che cosa vi ha insegnato questo periodo di quarantena a livello umano? Come ne siete usciti? Se siete cresciute come gruppo, come amicizia, se è cambiato qualcosa? Sicuramente ne siamo uscite più unite, perché noi litigavamo spesso, c'erano tante incomprensioni, magari anche vivendo sempre insieme non ci conoscevamo abbastanza. E quel periodo lì ci ha fatto capire che anche le piccole cose contano, che bisogna sempre darsi una mano e bisogna anche riceverle. Noi ci stiamo allenando come tutti i giorni, ovviamente sta iniziando la preparazione olimpica, preolimpica, e speriamo si possano fare quest'anno, anche perché appunto mantenere la concentrazione per altri 4 anni, se vengono cancellate quest'anno, è molto complicato, anche perché il tuo fisico cambia, cresci e hai alle spalle molti più allenamenti. In più, se vengono anche cancellate tutte le gare nazionali e internazionali, ci ritroviamo subito lì alle Olimpiadi. Vabbè che fare le Olimpiadi non mi fa schifo assolutamente, però diciamo che se dovessero cancellarle anche quest'anno sarebbe un duro colpo per tutte quante, ma non solo per noi ginnaste, per tutti gli sportivi in generale. Elisa, raccontaci la felpa che indossi, che cosa significa e perché la indossi? Sono entrata da poco a far parte delle Fiamme Oro, che mi ha dato appunto questa possibilità e opportunità grandissima, che prevede anche un futuro per me, per noi atleti, e quindi volevo anche ringraziarli tantissimo per questo. Come si sta un anno senza poter viaggiare? Una persona come te, che seppure sei molto giovane hai avuto la possibilità con lo sport di visitare tutto il mondo. È stato difficile, perché già il fatto di non poter uscire di casa e vedere i miei amici è difficile. Poi col fatto che non ci sono gare internazionali, non poter vedere posti nuovi o magari posti in cui sei già stata, è sempre bellissimo visitarli. E sì, manca un po' questa cosa, e senti anche la mancanza degli aerei, degli aeroporti, della maestosità dei paesi. Sì. Tra poco compi 18 anni. Che regalo vorresti? Poter tornare alla normalità, forse questo sia il regalo più grande.